Ciao, sono il dottor Massimo De Filippo, fisioterapista. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella, così riceverai gli aggiornamenti ogni volta che carico un video nuovo. La protrusione non è altro che lo spostamento del disco che si trova tra le vertebre della colonna vertebrale, che di solito si sposta indietro o comunque può fare danni quando si sposta indietro, quindi di solito si considera solo in quel caso. E il disco, diciamo, è una struttura che si trova tra i corpi delle vertebre, cioè tra questa parte più grossa nella parte anteriore della vertebra. Quindi quando il disco, fai conto un dischetto qua sotto, si sposta indietro, può provocare dolore, perché va a premere contro i nervi, va a premere contro i vasi sanguigni, contro tutte le altre strutture e quindi è considerata una causa di dolore. Spesso in medicina si legge, ok, quando il disturbo, questo disturbo è sintomatico, cioè quando provoca sintomi, i sintomi sono questi. Però può anche non essere sintomatico, quindi può anche non provocare sintomi per tutti. E allora perché una protrusione dovrebbe dare dolore? Alcuni sì e alcuni no. Dato che c'è tanta gente che ha delle protrusioni discali e non ha dolore. Tanta gente ha delle protrusioni discali e pensa, oddio, il mio dolore è causato dalla protrusione. Poi magari va a fare qualche terapia, cambia stile di vita e il dolore gli passa, ma le protrusioni rimangono. Capisci? Ora ti dico anche una statistica. Cioè, ci sono circa il 40-45% delle persone che hanno più di 80 anni che hanno almeno una protrusione e non hanno dolore. Cioè, se tu prendi 100 persone di 80 anni che non hanno dolore, 40-45 di queste avrà almeno una protrusione discale. È, insomma, difficile da pensare che sia quello la causa. Anche perché qualcuno potrebbe dirmi, ok, io ho delle protrusioni più grosse che improntano il sacco durale. Paroloni. L'avrete sicuramente letto nella risonanza magnetica. Ok, però se così fosse, tutti dovrebbero operarsi, nel senso che non è possibile togliere la protrusione senza intervento chirurgico e quindi ti dovresti operare. Ma dato che fortunatamente non è così, allora probabilmente c'è da ragionarci un attimo su questa cosa, no? E allora quali sono le cause del mio mal di schiena, della mia sciatagia? E il bulging, altro parolone strano, che cos'è? Si tratta dello spostamento di una parte del disco, può essere un quarto, può essere metà disco, in pratica prendendo la circonferenza esterna, cioè il bordo esterno, la metà o un quarto di questo bordo esterno si sposta e quindi va verso, diciamo, l'esterno a sua volta. Mentre nella protrusione discale lo spostamento è di tutto il disco, quindi non solo una parte. Lo spostamento nel bulging è proprio minimo, lo spostamento della protrusione può essere anche molto accentuato. Quindi il bulging è praticamente una cosa trascurabile che hanno quasi tutti, non è sicuramente un problema particolare, non provoca sintomi, ci sono statistiche che parlano del 95 circa per cento delle persone con bulging senza mal di schiena. Se non è un problema di disco, allora perché ho questo dolore? Ci può essere anche una frattura scomposta, perché se abbiamo una frattura scomposta, un frammento si può staccare, si può spostare, può premere o addirittura lesionare un vaso sanguigno. Ovviamente in questo video non ti dirò tutte le possibili cause della sciatagia o comunque del mal di schiena, però sicuramente vediamo le principali e le più frequenti. Poi ci possono essere anche dei problemi agli organi anche, quindi sempre meglio andare dal medico. Poi, dopo essere andati dal medico, allora questo video ti può aiutare sicuramente. Allora, vediamo adesso una cosa di cui nessuno di solito parla, il tessuto connettivo. Ma cos'è? In pratica si tratta di una serie di reti che abbiamo all'interno del corpo che praticamente collegano tutto, dalla testa ai piedi alle mani. Non c'è una parte del corpo che non sia circondata da tessuto connettivo. Uniscono gli organi, i muscoli, le ossa, la pelle, quindi sono implicati sia nel movimento, praticamente ogni movimento che fai implica l'utilizzo di questo tessuto connettivo. Ci danno la nostra forma, ci permettono di stare in piedi. Il tessuto connettivo è quello che ci dà anche la postura. Le persone che hanno una postura un po' così in avanti avranno una tensione del tessuto connettivo qui davanti che irrigidisce e non gli permette di raddrizzarsi correttamente. Stessa cosa per le persone che hanno la schiena particolarmente dritta o particolarmente incurvata, significa che hanno delle tensioni posteriori che non gli permettono di piegarsi bene in avanti. Però la fascia è implicata anche a livello circolatorio, in pratica circonda tutti i vasi sanguigni, quindi quando noi abbiamo un gonfiore, un problema di circolazione, lavorando sulla fascia, andando a sciogliere queste tensioni, magicamente la circolazione riparte, il fluido scorre. E quindi le nostre gambe, la nostra pancia, la nostra schiena comunque si sgonfiano pian piano, un pochino sicuramente, perché questo tessuto connettivo, quando smette di ostacolare la circolazione, allora è tutto più semplice, tutto più rapido.
Naturalmente ci possono essere tanti motivi per un problema circolatorio, però questo è uno dei tanti e sicuramente influisce. Quindi andando a sciogliere le rigidità, andando a migliorare quello che è l'elasticità di questo tessuto connettivo, allora noi avremo sicuramente un miglioramento della circolazione, un miglioramento della circolazione anche linfatica e quindi meno gonfiore. È implicato anche nel funzionamento degli organi interni. Per esempio, faccio spesso dei trattamenti anche su me stesso per migliorare la funzionalità dell'intestino, perché quando vado a sciogliere tutto il tessuto connettivo qua addominale, dopo il mio intestino vedo che funziona molto bene. Stessa cosa nei pazienti. Sicuramente problemi di stitichezza, andando a lavorare sul tessuto connettivo che magari ostacola anche il funzionamento dell'intestino, possono dare ottimi benefici. Tanti pazienti che magari erano stitici mi hanno detto: poi dopo le terapie sono andati in bagno 2 volte. Questo per farti capire l'importanza di questo tessuto connettivo. Ma adesso tu mi dirai: perché questo tessuto connettivo mi sta causando dolore? Bella domanda davvero. Questo tessuto connettivo, soprattutto in certi casi, può sviluppare delle aderenze tra le varie fibre di collagene o di elastina, perché è composto soprattutto da queste due sostanze, e quindi queste aderenze mi vanno a schiacciare o i nervi o i vasi sanguigni. Ricordiamoci che questo circonda tutto, circonda i nervi, circonda i vasi sanguigni, anche il cervello. In pratica è ovunque, è sia superficiale che profondo, quindi io posso avere un problema sia superficiale che anche all'interno, e per questo che mi può modificare anche il funzionamento degli organi. Ora, quando ci sono quindi queste aderenze, queste tensioni, queste rigidità, mi vanno a premere sui vasi sanguigni e quindi mi riducono il flusso di sangue. Questo è interpretato dal cervello come un segnale di dolore. Stessa cosa succede se mi vanno a schiacciare dei nervi. Quindi la fascia è fondamentale ed è generalmente la prima causa di dolore. Anche i dolori muscolari possono dipendere dalla fascia, perché dove la fascia è molto contratta, molto densificata, ha delle aderenze e mi va a ridurre la circolazione sanguigna, la parte del muscolo che non riceve il sangue sarà più contratta e quindi questo può dare problemi anche a distanza. Per esempio, si possono formare dei trigger point che quando sono attivi danno dolore anche a distanza. Cos'altro può provocare mal di schiena e sciatalgia? Beh, abbiamo escluso la protrusione, dobbiamo però pensare anche ai muscoli. I muscoli non danno solo dolore nel muscolo, possono dare dolore anche a distanza, soprattutto in caso di trigger point attivi. Come dicevamo prima, è il caso in cui c'è questo nodulino di fibre contrattili del muscolo che rimane contratta anche a riposo. E quindi questa contrattura può provocare dolori anche a distanza. Per esempio, contratture dei glutei possono dar dolore lungo la gamba fino anche al piede. Quindi bisogna sempre fare una diagnosi differenziale fatta bene. Perché? Perché il dolore muscolare si sente sicuramente nei movimenti, stirando il muscolo, mentre a riposo non si sente. E del nervo non ne parliamo? Certo, il nervo è fondamentale. Anche perché se c'è un'infiammazione del nervo te ne accorgi, è un'infiammazione, una nevralgia, sei molto bloccato, hai un dolore veramente terribile, tipo spilli aghi, un dolore che non riesci praticamente neanche a stare a letto tranquillo, perché fa male sempre, 24 ore al giorno, anche di notte, e quindi è un dolore sicuramente invalidante, però grazie a Dio è molto raro e quindi fortunatamente le cause più frequenti sono quelle che abbiamo visto, muscolare e connettivale. E poi se c'è un problema di nervo ci saranno altri sintomi, perdita di forza, cioè i muscoli non hanno abbastanza forza, perdita di sensibilità nelle zone attraversate dal nervo, ci sarà la perdita dei riflessi e poi ci sarà anche il formicolio al piede. Ci potrebbe essere anche incontinenza, quindi attenzione perché questi sintomi sono veramente forti e ci aiutano a capire subito che il problema non è muscolare, ma c'è qualcosa in più. Quali sono questi fattori? Beh, sicuramente c'è l'obesità, quindi se hai del peso in eccesso ti consiglio di cercare di perderlo. Sicuramente la sedentarietà, quindi bisognerebbe fare attività fisica regolare, senza esagerare, senza pensare di dover fare agonismo, perché comunque il corpo reagisce bene a uno stile di vita abbastanza dinamico. Quindi se tu esageri, se tu fai troppo movimento, troppi esercizi, mi viene in mente per esempio una maratona, oppure se tu fai degli esercizi a cui non sei abituato, a cui non sei pronto, allora ti rompi ancora di più, ti fai ancora più male. Stessa cosa però se stai troppo fermo o addirittura se stai a letto, quello è il peggio perché il corpo comunque deve muoversi. Quindi la via di mezzo, nel nostro caso, è la cosa migliore. Va bene anche camminare, perché poi non tutti sono atleti, non tutti hanno le possibilità di correre, andare in bici o nuotare. E poi ci sono anche tanti altri sport che si possono fare, però va bene anche camminare. Io per esempio consiglio spesso anche le arti marziali. Le arti marziali permettono di tenere una buona postura, di fare attività fisica, che non è esagerata di solito, e quindi, se
Secondo me è un ottimo sport per prevenire questi problemi di mal di schiena e sciatagia, come anche il Nordic Walking, quando si cammina con le bacchette, un po' come lo sci di fondo, altro ottimo sport. Sono tanti gli sport che consiglio, sicuramente fatti bene e fatti alla giusta intensità, quindi non troppo e non troppo poco. Ora vediamo alcuni esercizi che ti consiglio, specifici per la schiena e la sciatagia, perché vanno a rinforzare i muscoli stabilizzatori. Quindi vanno bene sia per le persone che sono in fase acuta, quindi che si sono bloccate da poco e hanno forte dolore, ma anche per le persone che, diciamo, sono già in via di guarigione o comunque hanno un dolore stabile da tanto tempo o comunque vogliono prevenire il problema. Finalmente passiamo alla parte pratica e vediamo gli esercizi per rinforzare i muscoli stabilizzatori che sono spesso deboli e quindi non stabilizzano la colonna vertebrale e non permettono agli altri muscoli di agire in maniera coordinata. E quindi ci saranno alcuni sovraccaricati e alcuni, diciamo, che non lavorano, dormienti, io li chiamo. Come si fanno? Allora, vediamo innanzitutto un esercizio molto bello e molto semplice che consiglio di fare a tutte le mamme che hanno dei bambini piccoli insieme al bambino. Vi fate guardare il mio video e così i bambini si divertiranno e farete qualcosa di buono anche per la vostra schiena. Ok, adesso da questa posizione a quattro zampe dobbiamo stendere una gamba e il braccio opposti, in questo modo. Lo facciamo 10 volte per braccio e per gamba. Via! 1, 2, 3, 4, 5. Attenti a non fare l'errore di allungare la gamba e il braccio dello stesso lato, che cadreste. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Questo esercizio, oltre a rinforzare il multifido e il trasverso dell'addome, aiuta anche a rinforzare il grande gluteo e i muscoli stabilizzatori della spalla. Quindi è veramente un ottimo esercizio, ottimo per la coordinazione, per l'equilibrio e per il rinforzo di questi stabilizzatori. Vediamone ora un altro che serve per rinforzare gli obliqui. Obliqui che sono spesso deboli, ma sono fondamentali per la stabilizzazione della schiena e dell'addome. Come si fanno? Allora, si chiama Vipers, ci sdraiamo pancia in su. Poi da questa posizione, braccia abbastanza divaricate, dobbiamo portare prima un ginocchio, poi l'altro verso il petto. Da qui, tenendo giù le spalle, sempre attaccate al tappetino, dobbiamo andare giù con le gambe da un lato e poi eventualmente anche dall'altro. Così. Lo facciamo una volta a destra, una volta a sinistra. Ok, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Molto bene. Ora facciamo un esercizio in piedi invece. Ok, ora vediamo un bellissimo esercizio che serve per il rinforzo di medio e grande gluteo. Come si effettua? Per farlo serve un gradino, un supporto del genere. Prendetelo non troppo basso, un po' altino, poi appoggiamo la gamba da rinforzare, lo faremo con entrambe le gambe, poi da qui dobbiamo raddrizzarci, quindi alzare il nostro corpo utilizzando però la gamba che appoggia. Non facciamo un bel saltino con quell'altra, se no sarebbe troppo facile e non ci servirebbe niente. Ok. 10 volte per lato, via! Opla! 1, cercate di non portare il ginocchio verso l'interno. 2, 3, 4,
5, movimenti lenti, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene, cambio. Vedrete che una gamba è più forte dell'altra. 1, 2, 3, sempre attenti a non portare i ginocchi all'interno che non va bene, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Grazie per l'attenzione. Ora guarda questo video che ho preparato con cura per spiegarti bene cosa fare. Però prima non dimenticare di mettere like, pollice alto, condividere con tutti i tuoi amici se vuoi farli stare bene e lasciare un commento per qualunque domanda o suggerimento. Rimaniamo in contatto, seguici su Facebook e Instagram.